Ciao a tutti, sono Matteo Liotti e ogni giovedì alle 17 ci terremo compagnia imparando insieme la chitarra. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'associazione musicale Vivaldi di Ciro Marina e la direttrice Rosania. Ora in questa lezione noi andremo già a capire un po' cos'è la chitarra, come è formata e andremo già a imparare anche una canzone, ovvero Giano Giano di Rino Gaetano. Appunto, la chitarra è uno strumento polifonico, però si possono suonare più note contemporaneamente, a differenza di altri strumenti come una tromba, un flauto, un sax. Appunto, la chitarra è formata da sei corde, e queste sei corde sono delle note, quindi corrisponde un nome, ovvero partendo dalla prima, dal Mi, a seguire il Si, Sol, Re, La e Mi. Una cosa molto importante è la posizione della chitarra, una parte fondamentale. Noi solitamente utilizziamo quello che è un poggiapiedi, che ci permette di alzare la gamba sinistra in modo da poggiare la chitarra. Ecco, se non abbiamo il poggiapiedi possiamo benissimamente utilizzare quello che è uno scatolo di scarpe, qualsiasi cosa. La chitarra è formata da quella che è la paletta, dove qui ci sono le chiavi. Le chiavi servono per accordare la chitarra. Ecco, una cosa molto importante da fare all'inizio, prima di suonare, è accordare la chitarra. Come si accorda? Praticamente ormai sui nostri cellulari c'è tutto, quindi basta scaricare un'applicazione di un accordatore per chitarra. Però l'unica cosa che negli accordatori solitamente sono segnate le note in inglese. Ora, le note in inglese corrispondono alle lettere, ovvero il Mi corrisponde alla E, il Si alla B, il Sol alla G, il Re alla D, il La alla A e appunto il Mi alla E. Dopo la paletta abbiamo quello che è la tastiera. Come possiamo vedere, la tastiera della chitarra è divisa da queste stanghette. Queste stanghette appunto dividono quelli che sono i tasti, dove all'interno di ogni tasto ci sono delle note. E poi appunto abbiamo la cassa armonica. La cassa armonica serve per amplificare il suono. Ora, noi, come ho detto prima, andremo a imparare già quella che è una canzone, Gianna Gianna di Rino Gaetano, con solo tre accordi, La maggiore, Re maggiore e Mi maggiore. La canzone consiste proprio nella ripetizione di questi accordi, logicamente con quello che è un ritmo. Appunto, allora, iniziamo ad andare a vedere la posizione di questi accordi sulla chitarra. Iniziamo con il La maggiore, che è il primo accordo. Appunto, andiamo a posizionare l'indice sulla quarta corda, quindi sul Re, al secondo tasto, per poi posizionare il medio sulla terza corda al secondo tasto e l'anulare sulla seconda corda sul secondo tasto. Questo è l'accordo di La maggiore. Dopo l'accordo di La maggiore abbiamo quello di Re maggiore. L'accordo di Re maggiore consiste nel posizionare l'indice sulla terza corda al secondo tasto. Poi andiamo a posizionare l'anulare sulla seconda corda al terzo tasto. E posizioniamo, automaticamente ci viene quasi spontaneo, posizionare il medio sulla prima corda al secondo tasto. Questo è l'accordo di Re maggiore. E ora andiamo a imparare l'ultimo accordo, Mi maggiore. Maggiore appunto consiste nel mettere il medio sulla quinta corda al secondo tasto. Poi mettiamo l'anulare sulla quarta corda al secondo tasto e poi l'indice
sulla terza corda al primo tasto. Questo è appunto il Mi maggiore. Quindi, ricapitolando, La maggiore, Re maggiore e Mi maggiore. Una volta esserci allenati un po' con la posizione degli accordi, andiamo un po' a capire il ritmo, che è davvero molto semplice. Quindi il ritmo consiste, in pratica ci spostiamo sulla mano destra e consiste nel dare delle semplici pennellate verso il basso, quindi partendo dall'alto verso il basso, per ogni accordo. Però dobbiamo precisare appunto che La maggiore e Re maggiore hanno durate differenti rispetto al Mi maggiore. Infatti, con la maggiore possiamo, R maggiore possiamo contare fino a 2, mentre con Mi maggiore dobbiamo contare fino a 4. La maggiore 1, 2, Re maggiore 1, 2 e Mi maggiore 3 e 4. Logicamente, quando andiamo a fare è tutto più veloce, quindi 1. Questa è appunto la canzone Gianna Gianna. Appunto si conclude anche la nostra prima lezione e quindi vi aspetto appunto il prossimo giovedì, sempre alla stessa ora, alle 17, per un'altra lezione e